Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, Arzachena batte Juventus 1-0 in Sardegna col gol decisivo che arriva al 42esimo. Allora, ovviamente la partita non è stata trasmessa, perlomeno non l'ho vista, l'ho seguita testuale. Poi ho visto delle immagini spezzettate grazie ai vari siti su Twitter, insomma. Allora, quindi campo sicuramente pessimo, però non deve essere una scusa, campo oggettivamente al limite della praticabilità, ma ripeto, non deve essere una scusa, ma bisogna dire onestamente che questa è una di quelle partite dove la differenza l'ha fatta l'esperienza. La Juve ha preso due traverse, Muratore si è mangiato un gol davanti al portiere e l'Arzachena nel primo tempo la prima palla gol l'ha messa dentro. Nel secondo tempo praticamente è successo poco o nulla, né? È stata una partita abbastanza noiosa nella ripresa. E la Juve non è riuscita ad arrivare al pareggio. Ci può stare questo stop? Ci può stare. Era meglio non perderla perché questa è una di quelle partite. È una di quelle squadre, l'Arzachena, che viene, come posso dire, cioè una di quelle squadre del tuo livello, ecco, cioè battibili in teoria. Però ecco, qua non si deve demoralizzare, questa è una sconfitta che giustifico appieno, proprio perché non meritata e che purtroppo può capitare quando hai giocatori così giovani e così poco esperti. Adesso vediamo la prossima partita, chiaramente la squadra deve rialzarsi e la cosa che mi lascia un po' perplesso è che ancora, nonostante 7 punti, ottimo per il primo momento, ripeto, da come eravamo partiti, 7 punti non sono negativi. Però ecco, cominciamo a dire che è ora di vincere in trasferta, che ancora non abbiamo ancora fatto i 3 punti in trasferta. Abbiamo pareggiato a Novara, abbiamo vinto le due col Cuneo e con la Pro Patria in casa, adesso è ora di vincere anche in trasferta. La prossima però in casa, quindi ragazzi, a me a questo punto non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video, sempre qui con l'Under 23. Ciao!